Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per cambiare l'olio devi comprare un nuovo filtro, un detergente pre-cambio e un bidone per l'olio. I prodotti e i componenti necessari li trovi nella descrizione del video, assieme a un link per sapere quale e quanto olio ti serve. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Apri il tappo di riempimento dell'olio. In tal modo, quando sarà il momento, l'olio uscirà più rapidamente. Prima di ogni cambio dell'olio e prima di svuotare il filtro, ti consigliamo di aggiungere al motore un detergente pre-cambio. In tal modo potrai sgrassare il motore ed eliminare i residui più ostinati, ridurre il consumo di olio e di carburante e ridurre anche le emissioni inquinanti in previsione di un controllo tecnico. Prima di usare il detergente, lascia l'auto in marcia per 5 minuti perché l'olio sia un po' tiepido. Poi aggiungi il prodotto e lascia in moto per 10 o 15 minuti col motore al minimo. Dopo aver aggiunto il prodotto, non devi guidare, quindi cambia l'olio subito dopo. Per svuotare il filtro dell'olio, bisogna prima sollevare la parte anteriore dell'auto per accedere al bullone del serbatoio dell'olio. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare la nostra guida sollevare l'auto in sicurezza. Adesso puoi rimuovere il basamento di plastica, se c'è, e accedere al bullone del filtro dell'olio. Adesso puoi vedere il bullone del filtro dell'olio. Usa una chiave a bussola con bussola da 22 per sbloccare il bullone del filtro dell'olio. Poi finisci a mano. Dovrai avere già preparato un bidone per il recupero dell'olio. Anzi, puoi costruirtene uno. Guarda il video come costruire un contenitore di raccolta di liquidi. Stai attento sugli ultimi giri di vite, perché l'olio potrebbe uscire di colpo. Fai uscire l'olio per 10 minuti. Sostituisci il bullone con uno nuovo e avvita quello nuovo. Inizia a mano e finisci con la chiave, ma senza esagerare. Quando cambi l'olio, devi cambiare anche il filtro. Per evitare di lasciar colare l'olio contenuto nel filtro, preparati sotto un bidone per il recupero dei liquidi. Per accedere al filtro dell'olio, bisogna prima rimuovere il risuonatore. Per farlo, rimuovi il rivetto facendo leva sulla parte centrale con un cacciavite a taglio. Poi rimuovi la seconda parte del rivetto, spingi la linguetta di fissaggio ed estrai il risuonatore. Infine, stacca il condotto d'entrata dell'aria spingendo sulle due linguette. Rimuovi il condotto di alimentazione dell'aria del turbo ruotandolo di un quarto di giro in senso antiorario. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Usa una chiave a bussola, un cardano e una prolunga lunga con inserto da 27 per sbloccare la flangia del filtro dell'olio ruotandola in senso antiorario, fino a che non diventa facile da svitare. Finisci di svitare a mano. Rimuovi il filtro. Quando esce, giralo verso l'alto per evitare di spandere l'olio. Usa un cacciavite piatto sottile per rimuovere la guarnizione di gomma che sta sotto il bordo della flangia.
pulisci la flangia del filtro con del detergente per freni e della carta assorbente. Prendi il nuovo filtro. Sostituisci la guarnizione con quella fornita col nuovo filtro. Ungi bene la sua superficie. Il nuovo filtro è dotato di un dispositivo anti-errore che permette di posizionare perfettamente il filtro stesso e di garantire una circolazione ottimale dell'olio. Per prima cosa, inserisci il filtro sul suo supporto. Attenzione, è molto importante che il filtro sia posizionato correttamente. Adesso puoi rimettere a posto la flangia. Fallo a mano finché non tocca. Per avvitare, usa la chiave a bussola con prolunga e bussola da 27 e stringi fino a che la flangia non tocca l'alloggio metallico del filtro. Poi fai un po' di forza. Per questa operazione puoi anche usare una chiave dinamometrica regolata su 25 Nm. Attenzione, su questo tipo di filtro può capitare che la nuova guarnizione sia più spessa della vecchia, il che complica la chiusura. Bisogna quindi assicurarsi che il bordo della flangia sia ben placcato contro il supporto metallico del motore. Non fare troppa forza, è un pezzo fragile. Rimetti a posto il condotto d'entrata dell'aria, rimonta il risuonatore e incastralo. Adesso bisogna rimettere l'olio nel motore. Questa operazione va svolta con molta attenzione e precisione. Per cominciare, rimetti a posto il basamento. Poi rimetti al suolo l'auto, perché la verifica del livello dell'olio va fatta con il veicolo orizzontale. All'inizio, mettici il 90% della quantità necessaria. In tal modo potrai tenerti un buon margine per correggere il livello. Nella descrizione del video trovi la quantità esatta necessaria per la tua auto. Chiudi il tappo, accendi il motore e lascia acceso per 30 secondi, così il filtro dell'olio si riempirà. Estrai l'asta di controllo dell'olio e puliscila. Rimettila, estraila e controlla il livello dell'olio. Il livello ottimale è vicino al massimo, ma attenzione a non superarlo. Regola il livello misurato fino ad arrivare a quello ottimale. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.